Ho vissuto tutta la mia vita a Inatuan. Sono la quinta di 11 figli e crescere non è stato facile in una famiglia di pescatori. La fame però l'abbiamo patita poche volte. A 21 anni ho sposato Tranquillo. Era venuto a Mindanao scappando dalla povertà delle piantagioni di cocco. Poco dopo il nostro matrimonio mi sono ammalata. Non avendo molti soldi, la malattia, i disordini a seguito delle insurrezioni per le proteste e i metodi illegali di pesca con dinamite ci hanno reso la vita più difficile. A causa della pesca senza limiti, i pesci si sono fatti sempre più rari. Tranquillo e io abbiamo investito tutte le nostre energie nella difesa della baia di Inatuan. Assieme a CERD abbiamo costituito una federazione dei pescatori nel nostro villaggio e ci siamo messi d'accordo sulla creazione di aree marine protette, nelle quali è vietato pescare. Siamo riusciti a convincere anche gli altri che non possiamo esagerare con la natura, se vogliamo lasciare qualcosa alle generazioni future. Pattugliamo e difendiamo queste zone protette, quando pescatori senza scrupoli non rispettano il divieto, talvolta rischiando la nostra vita. Alcuni sono perfino venuti armati di pistola per spararci contro. Questa lotta significa molti sacrifici, ma sappiamo che alla fine tutti noi beneficiamo di queste aree marine protette. Coltivo in maniera biologica. Ho un piccolo negozio e trasmetto i miei saperi alle altre mogli di pescatori. Funziona perché insegno loro quello che io vivo.